I bilanci, come ovvio, si stilano in fondo. Ed è ciò che sembra fare Giovanni alla fine di questo quarto Vangelo, nel brano che abbiamo letto oggi, che leggeremo oggi, unitamente alla prima conclusione, che invece è presente nel capitolo 20. Accostando i due finali, possiamo idealmente immaginare di comporre una conclusione unica, un tirare le somme, che è anche un accorato invito dell'Apostolo all'adesione di fede. Egli è testimone di queste cose che ha scritto, e anche se Gesù ne ha compiute così tante che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si potrebbero scrivere, queste sono sufficienti perché crediate che Egli è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate in Lui la vita. Alla fine del Vangelo Giovanni chiede dunque di essere preso sul serio. Perché? Perché è un testimone diretto. Giovanni obbedisce al comando del Signore di portare il Vangelo a tutti e sicuramente risponde anche al suo stesso desiderio di diffondere l'amore che ha sperimentato. Sul piano della verità storica, chissà quanti sono stati gli studi che hanno soppesato parole e virgole del suo Vangelo. Ciò che conta però lo sa soltanto Dio, ed è il gran numero di intelligenze, di cuori, che la sua testimonianza è sicuramente riuscita a conquistare alla fede, che è stata di grande aiuto nel cammino di fede. In altri termini, il bilancio di quale sia stato il grado di successo rispetto all'obiettivo da cui dichiarato, Giovanni implicitamente pone a tutti una domanda: credete voi a tutto ciò che ho scritto su Gesù? Noi crediamo sulla parola della Chiesa, e perché tutto ciò qui ci sembra convincente? Ma Giovanni avrà esaurito il suo compito solo quando anche noi potremo rispondere come hanno risposto i samaritani: non è più per la tua parola che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e perché noi stessi sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Buona e santa giornata a tutti.